belle parole di incoraggiamento e di stima ai nostri ragazzi. Sono 21 e 16enni e 17enni premiati ieri che dopo aver vinto il concorso Intercultura partiranno per vivere e studiare all'estero. Dagli Stati Uniti alla Cina, dal Ghana al Perù, queste ragazze e questi ragazzi partiranno nel corso dell'estate per affrontare esperienze di vita nuove, studiare con i loro coetanei di altri paesi e conoscere nuove culture. Per coronare la loro vittoria del concorso, i volontari del centro locale di Pesaro hanno organizzato una cerimonia di premiazione. Il programma di Intercultura è un programma a livello nazionale che è associato all'associazione e al network di associazioni che sono in giro per il mondo. In Italia abbiamo avuto nelle iscrizioni più di 7.000 studenti che si sono iscritti delle superiori per partecipare ai programmi, di cui ne sono stati selezionati circa 1.200. Dal nostro territorio ne partiranno 21 per programmi in tutto il mondo, programmi più brevi come un programma di un mese fino a programmi annuali, da paesi come la Cina, gli Stati Uniti, il Ghana o il Perù. È un percorso che prosegue da diversi anni, al 2016. Sì, diciamo l'evento di oggi prosegue dal 2016, ovvero la premiazione che facciamo insomma insieme alle autorità del territorio. I programmi di intercultura nascono negli anni 50, il nostro centro locale nasce circa 15 anni fa e da lì insomma è iniziato tutto il nostro percorso che si culmina oggi. Insomma. Un'occasione importante per tanti studenti. Guardi, io capisco benissimo gli studenti perché ho mia figlia che studia all'estero, quindi so quando è impegnativo ma anche piacevole e soprattutto capisco, diciamo, i sentimenti dei genitori in questo momento perché c'è un pochino di tristezza, però quando si sente poi la figlia felice di stare fuori, di studiare, di divertirsi, allora anche come genitori poi si è felici. Sicuramente questa sarà una grandissima esperienza che servirà nella mia vita, nella mia crescita, che mi aiuterà in molte occasioni come affrontarle e quindi mi aiuterà sicuramente molto a crescere e che mi porterò dietro per tutta la mia vita, penso. E non vedo l'ora e sono davvero entusiasta di questa esperienza che avverrà. Quale sarà la tua destinazione? La mia destinazione sarà negli Stati Uniti e più nello specifico il Kansas, che già mi hanno detto la meta e sono in una piccola cittadina vicino a Manhattan, Kansas. Al momento sono molto emozionata, un po' agitata, però non vedo l'ora di vivere questa esperienza perché so che riserva molte opportunità e anche mi arricchirà a livello emotivo, diciamo. Quale sarà la tua destinazione? È la Cina, però la città esatta ancora non mi è stata comunicata. Sarò in boarding school, quindi l'anno scolastico, e in mezzo alla settimana sarò sempre a scuola, mentre durante le festività e il weekend, quando la scuola ovviamente è chiusa, starò in una famiglia ospitante.